Qual è il vero segreto per perdere peso? Vediamolo insieme in questo video. Buongiorno a tutti, benvenuti sul canale di Il Trainer. Per chi non mi conoscesse, coach online, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi qui sotto al canale, lasciate un like al video se il contenuto potrà esservi d'aiuto. Allora, il titolo di questo video sicuramente vi porterà a pensare che adesso vi darò il segreto magico, la dieta magica, l'allenamento magico effettivamente per perdere peso. Allora, per tanti allenamenti sicuramente li trovate all'interno del canale, anche riguardo video sull'alimentazione. Ma oggi voglio fare effettivamente un video un po' diverso dal solito, perché chiaramente il vero segreto per perdere peso non è assolutamente la dieta magica, non è assolutamente l'allenamento magico, e attenzione, non che allenamento e alimentazione non contino, ma queste hanno poco a che fare con ciò che è veramente il fondamento per perdere peso. Se prima non cambiamo ciò che c'è all'interno della nostra mente, non riusciremo mai e poi mai a ottenere effettivamente dei risultati. Come posso pensare a ottenere risultati se continuo a ripetermi nel mio cervello che le ho provate tutte ma non riesco ad ottenere risultati? Forse le ho provate tutte ma non ho ancora trovato il metodo che funziona per me. Questa è effettivamente una frase che dà la possibilità di trovare una soluzione. E vi garantisco che noi abbiamo veramente decine di migliaia di pensieri ogni singolo giorno che ci vanno nel nostro cervello, e quindi più ci ripetiamo determinate cose e più avremo la possibilità di o andare nella direzione positiva oppure restare fermi, o peggio ancora andare proprio nella direzione negativa. Un'altra frase sicuramente molto limitante è che quando ho sgarrato ho vanificato tutti i risultati. Quindi che sia in una situazione di condizione sociale o che sia magari in una cena in cui comunque avevo previsto di sgarrare, magari eccedo rispetto a quello che mi ero immaginato. Mentre invece l'approccio mentale corretto è quello di imparare la lezione. Se ho sbagliato, se ho sgarrato, non è che ho vanificato tutto. Non succederà assolutamente mai che nel giro di un giorno rimetto tutti i chili persi. Semplicemente ho imparato la lezione, la prossima volta vedrò di fare meglio. Stessa identica cosa vale per chi è impaziente e vuole subito ottenere risultati. Ricordiamoci sempre un concetto importantissimo, ovvero che più velocemente voglio ottenere, magari ottengo anche dei risultati in un metodo insostenibile, e più velocemente andrò a perderli e soprattutto andrò anche a peggiorare ciò che era la mia condizione iniziale. Mentre invece se sono motivato, se sono disciplinato e so che io voglio raggiungere effettivamente quegli obiettivi, la cosa fondamentale è darmi tempo, darmi pazienza per raggiungere questi obiettivi. Per quale motivo sto dicendo tutto questo? Perché avendo seguito oltre migliaia di clienti con il nostro servizio di coaching e con tutto il team, ci siamo resi conto effettivamente che il minimo comune denominatore di tutto è proprio il mindset, cioè la mentalità. Se è corretta, se comunque si riesce a raggiungere una data mentalità, effettivamente poi i risultati saranno veramente sbalorditivi. E non dico che allenamento e alimentazione non siano importanti, ci mancherebbe, cioè alimentarsi nel modo corretto, seguire un piano alimentare, una programmazione alimentare adeguata e seguire un piano di allenamento che sia personalizzato in base agli obiettivi, in base allo stile di vita, in base alla sostenibilità che vogliamo avere, è fondamentale. Ma ciò che è ancora più fondamentale è ciò che abbiamo nella nostra mente. E adesso voglio darvi tre consigli super utili effettivamente per riuscire a migliorare il nostro mindset. Il primo consiglio che ti posso dare è di scrivere un diario, che sia il diario dell'allenamento, che sia il diario dell'alimentazione, che sia un diario dei tuoi pensieri, quello che vuoi. L'importante è che ti metti lì e sai che c'è un tuo blocco dove ti scrivi appunto i pensieri, oppure puoi scriverti una programmazione alimentare ipotizzata della settimana, piuttosto che puoi scriverti anche i giorni in cui effettivamente andrai a allenarti, l'ora in cui andrai a allenarti, sai che quell'ora o quella mezz'ora la dedicherai solo ed esclusivamente a te stesso o te stessa. So benissimo che in questo periodo, allenandoci a casa, non è facile come chi è abituato ad andare in palestra. Io in primis ero abituato ad andare in palestra ad allenarmi, e a casa so bene che ci sono molte distrazioni. Ma la cosa importantissima è che nell'ora o nella mezz'ora in cui vi allenate, vi prendiate il tempo per voi stessi. È una cosa che state facendo esclusivamente per voi stessi, e se vogliamo anche aiutare gli altri, quindi vogliamo anche essere a disposizione degli altri, dobbiamo in primis lavorare su noi stessi. Il secondo consiglio è di trovare supporto, che sia un amico, un'amica, oppure che sia ad esempio il mio profilo Instagram, il mio canale YouTube, oppure quello di un coach con cui ti trovi effettivamente molto bene, che magari dal punto di vista empatico
ti ci trovi alla grande, questo è veramente fondamentale. Abbiamo la fortuna in questo periodo storico di avere a disposizione gratuitamente piattaforme come YouTube, come Instagram, dove effettivamente quando vai a scegliere una persona che magari ti dà anche fiducia, puoi seguirla, puoi essere motivato dalle sue storie, dai suoi post, dai suoi video, e quindi questo credo che non abbia effettivamente eguali. Cioè poter avere gratuitamente a disposizione informazioni d'oro ogni singolo giorno, credo che sia veramente la fortuna che abbiamo nei giorni nostri e la fortuna che soprattutto ti può permettere di ottenere risultati nel lungo periodo e ti permette anche durante il percorso di non mollare, perché ci sono persone che magari come te hanno fatto il tuo stesso percorso, quindi puoi imparare dai loro errori senza ripeterli anche tu nuovamente. Trova un coach di cui ti fidi ciecamente, e non parlo per forza perché io faccio questo lavoro e voglio vendere sostanzialmente il mio servizio, perché chiunque è liberissimo di acquistare o non acquistare il mio servizio. A me piace quello che faccio, mi piace dare aiuto gratuito, di conseguenza mi metto costantemente qui davanti alla camera. Ma ciò che voglio dire effettivamente è di trovare un coach di cui ti fidi ciecamente. Veramente mi arrivano tantissimi tantissimi messaggi su Instagram di persone che pagano magari un servizio di coaching a basso prezzo e poi si pentono di quello che hanno fatto e acquistano subito il pacchetto da me, perché si rendono conto effettivamente che sono lasciati così a se stessi, ok? E la cosa importantissima è che questo coach deve seguirvi costantemente. Questo coach oppure una persona del team di questo coach deve seguirvi costantemente. Dovete riporre fiducia nel programma, perché se io non ripongo fiducia nella persona, nel programma che sto seguendo, molto difficilmente riuscirò a sostenere questo nel lungo periodo, perché magari soprattutto inizialmente i risultati non saranno così visibili e quindi se non ripongo fiducia nel coach o nel programma difficilmente proseguirò. Mentre invece è fondamentale soprattutto nella fase iniziale, in cui i risultati magari sono minimi, continuare costantemente a darci dentro nella direzione desiderata e avere soprattutto come supporto una persona che ci continui a spingere nella giusta direzione. Credo che con questo video ho esaudito la richiesta del segreto effettivamente per perdere peso, perché la nostra mente ci permette o di bloccarci e non far più nulla oppure di agire verso la giusta direzione e ottenere finalmente i risultati che meritiamo. Detto questo, spero che il video vi sia stato d'aiuto. Se ancora non l'avete fatto, è gratuito, iscrivetevi qui sotto al canale, lasciate un like al video e ci vediamo presto in un prossimo video.